Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Cosa facciamo oggi? Una reaction come molti già fanno, quindi non mi sto inventando nulla. La reaction sarà riguardante il trailer di Avengers Infinity War e quindi sono molto curioso, devo essere sincero, perché il fatto è che questa avventura è partita ormai 10 anni fa. E infatti ieri è uscito un trailer proprio sul canale della Marvel, Marvel Entertainment, riguardante questa cosa. Ho fatto questo teaser trailer, anzi tease trailer, in cui facevo vedere un po' tutti i film e le reaction di vari YouTuber nel corso degli anni. E quindi è stato romantico, la parola giusta penso sia romantico, perché comunque è un percorso iniziato 10 anni fa. Io 10 anni fa avevo 12 anni. Facevo le medie e uscì il primo Iron Man, quindi questo Marvel Cinematic Universe ci ha letteralmente cresciuto. E quindi sto per vedere questo video insieme a voi, in differita ovviamente, perché io registro, poi monto se c'è qualcosa da montare e ve lo metto sul canale. Proviamo a vedere quello che succede. Non vedo l'ora di vederlo, quindi buona visione anche per voi. Allora, mettiamo play. Ok, iniziamo. Dottor Strange. To see if we could become something more. Visione, ok. When they needed us, we could fight the battles. That they never could. Ah, Scarlett bionda. Ok. Già due o tre cose interessanti. Soundtrack. Poi ho fatto adesso la top delle migliori, dei migliori compositi con colonne sonore. C'ero anche io. Ma che figata! Porca puttana. Maggio, vabbè, maggio 2018 si sapeva. Chiudiamo. Wow. Cioè, ragazzi, ho i brividi. Vorrei farvi sentire, ma immagino che l'avrete visto, quando l'avrete visto anche voi avrete avuto questi brividi sulla schiena, sono sicuro. E questa è la differenza tra quello che sta facendo la DC e quello che sta facendo la Marvel. La DC è partita pochissimi anni fa e ha cercato di guagliare subito in fretta e furia, secondo me sbagliando. La Marvel piano piano ha fatto anche secondo me degli errori, però è riuscita a costruire un percorso. E quindi si è affezionata a un certo tipo di personaggi. Magari non tutti, perché ad esempio i primi due film di Thor non mi erano piaciuti particolarmente. Però ti appassioni, introduci personaggi nuovi. Anche qui probabilmente ci sarà qualche new entry che magari non hanno fatto vedere neanche nel trailer, però penso ci sarà qualcosina in serbo. Non so cosa, però sono molto curioso. Ragazzi, figo. Il trailer mi sembra anche già un buon risultato a livello di compositing, di effetti speciali. Non mi convince del tutto Thanos, nel senso secondo me sarà fatto un po' meglio nel film finale perché si vede che è finto, ma secondo me nel finale sarà fatto ancora meglio. Quindi penso manchi ancora qualche ritocco di compositing. Bello, 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 ragazzi, fichissimo. Voglio vederlo.
tocca aspettare solo 6 mesi e poi lo vedremo, siamo a fine novembre, quindi 6 mesi diciamo. Diciamo sono sia contento che dispiaciuto del fatto che stia per finire questo percorso. Sicuramente la Marvel e la Disney più in generale continuerà questa cosa, però questo sarà la fine del primo grosso capitolo, la fine sarà la fine della terza parte del Marvel Cinematic Universe, perché poi dopo Infinity War e il quarto capitolo inizierà la quarta parte che riguarderà più lo spazio rispetto alla Terra, e quindi ci sarà sicuramente l'introduzione di altri supereroi e sicuramente i Guardiani della Galassia avranno un ruolo di primo piano in questa nuova avventura, però non vedo l'ora di vedere questa conclusione, diciamo. È un po' come è successo con Harry Potter, che ci sono stati quegli 8 film che comunque ci hanno accompagnato per poco più di un decennio comunque. Anche qui la stessa cosa, durerà alla fine un decennio, anzi durerà di più, perché Iron Man è uscito nel 2008, se non ricordo male, e il quarto capitolo di Avengers uscirà nel 2019, quindi... vediamo come si conclude, ragazzi, io sono... ansioso di vedere questo terzo capitolo di Avengers. Non so voi, anzi fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa reaction. Una cosa di cui sono dispiaciuto è che non vedrò la versione Weird Trailer di Aldo Jones, e questa cosa mi dispiace parecchio, perché mi sarei voluto fare 4 risate. Però questa mi dispiace, diciamo, che però non riguarda nello specifico la Marvel. Magari la Marvel, visto il trailer che ha fatto ieri con tutti i reactioner, magari potrebbe aver chiesto a Aldo Jones di fare il suo weird trailer. Marvel, fateci un pensierino. Bene ragazzi, ho detto tutto, commentate, iscrivetevi, tutto quanto, e ci vediamo al prossimo video, ok? YouTube.